Ciao a tutti, benvenuti a questa puntata. Oggi vi parlo di un'app per iOS, Candy Simplify, che permette di controllare vari elettrodomestici di marca Candy. Oggi vedremo come si gestisce una lavatrice. Consiglio il modello Rapidò, la trovate su Amazon, il prezzo varia, ci sono a volte delle offerte. Vanno bene anche altri modelli. L'importante è la presenza sulla macchina del wifi. L'applicazione è gestibile. Ci sono alcuni pulsanti non etichettati. La configurazione iniziale deve essere eseguita con un vedente perché dobbiamo mettere la macchina in modalità wifi. L'applicazione ci guiderà nella configurazione. È molto semplice. Dopo questo primo setup si può gestire tranquillamente in autonomia. Vediamo come funziona. Apriamo l'app. Apri Simplify. Ecco, qui c'è un pulsante menu. Vedremo tra poco cosa contiene. Simplify. Ecco, Energy Empty, questo pulsante apre una finestra per verificare il consumo di energia dei nostri elettrodomestici. Ciao Luca, ecco, i tuoi elettrodomestici, lavatrice, in questo caso c'è solo la lavatrice, altrimenti verrebbero visualizzati anche tutti gli altri elettrodomestici collegati. Ricerco elettrodomestico, questo messaggio appare perché in questo momento questa è solo una dimostrazione, la lavatrice è spenta, quindi sta cercando di collegarsi, ma non riesce. Questo di solito non appare, questo messaggio. Ricerco i tuoi elettrodomestici. Andiamo nel menu. Questo pulsante non etichettato serve per chiudere il menu. Quindi abbiamo il nome. Altro pulsante non etichettato che apre le opzioni, vediamo quali. Qui dalla mail. Profilo per gestire il profilo. Esci per uscire dall'account. Home, questo va alla home. Lavatrice, questo apre la finestra di gestione della lavatrice. Associa nuovo elettrodomestico. Oppure associa nuovo elettrodomestico per configurarne uno nuovo. Pulsante, diagramma, info. Info. Per entrare nella finestra della lavatrice è possibile anche all'apertura dell'app, senza aprire il menu, andare direttamente nell'opzione lavatrice che abbiamo visto prima. Andiamo in lavatrice. Ecco. Qui c'è un pulsante Stats. Entriamo. Manutenzione. Quindi abbiamo delle opzioni per effettuare la manutenzione della macchina. Statistiche, qui abbiamo varie statistiche, sempre della lavatrice, tipo quanti lavaggi abbiamo fatto, la durata media e altre cose. Manutenzioni suggerite. Manutenzioni suggerite, vediamo che cosa ci dice. Pulizia filtro, mancano 98 cicli, quindi tra 98 cicli bisogna pulire il filtro. Pulizia calcare. Mancano 103 cicli. 103 cicli per la prossima pulizia del calcare. Notifiche check up. Mancano 98 cicli. 98 cicli, check up. Avvia ciclo pulizia calcare ora. Qui Pulsante. abbiamo dei pulsanti, questo per avviare il ciclo di pulizia calcare. Avvia full check up ora. Pulsante.
Avvia checkup completo ora. Esito checkup automatico. Esito checkup automatico. Pulsante, logo, altro. Questo è un pulsante che ci dà più informazioni sul checkup automatico che si può eseguire periodicamente alla fine di ogni ciclo. Di lavaggio si può eseguire settimanalmente o mensilmente. Vediamo comunque co cosa ci dice. Logo. La lavatrice ha a disposizione due tipologie di check-up. Punto centrale check-up automatico. Effettua il controllo rapido dell'elettronica della macchina. Al termine del ciclo. Puoi scegliere nelle impostazioni se attivare la notifica con l'esito e deciderne la frequenza. Punto centrale check-up completo. Breve ciclo di diagnosi, 3-5 minuti circa, per verificare il corretto funzionamento dei principali componenti della lavatrice. Da avviare con il cesso vuoto. Al termine, riceverai una notifica sul tuo dispositivo con l'esito del check-up. Ecco. Pulsante, pulsante, indietro, all'aperto, indietro. Avvia full check-up, esito check-up automatico. Pulsante, no, non ancora eseguito. Non è ancora eseguito, quindi nessun check-up automatico è stato eseguito per ora. È selezionato. Manutenzione, Torniamo pulsante, impostazione. indietro. Lavatrice, pulsante indietro. Pulsante, menu, lavatrice, stazione, pulsante. Ecco, da postaccio questo pulsante non etichettato, vediamo a cosa serve. C'è un otto, impostazioni, Ecco, pulsante. qui abbiamo impostazioni, Elettrodomestico, pulsante. info elettrodomestico, che dà delle informazioni, numero di serie, il modello, eccetera. Controlla promozioni, pulsante. Controlla promozione per eventuali offerte. Introduzione, pulsante. Introduzione. Rimuovi elettrodomestico, pulsante. Rimuovi elettrodomestico. Annulla, oppure pulsante. annulla per chiudere il menu. Annulla, controlla promozioni, info elettrodomestico, Vediamo pulsante. le impostazioni. Impostazioni, pulsante. Lavatrice, pulsante indietro. Impostazioni, intestazione. Impostazioni, durezza, acqua. Ecco, le impostazioni ovviamente variano a seconda dell'elettrodomestico che stiamo gestendo. Impostazioni di durezza acqua. Durezza, acqua. Pulsante, logo, altro, Qui orologio. possiamo entrare. Comunque ora non entro. Comunque sono impostazioni che in genere non vanno bene co così come sono. Notifiche check-up. Notifiche check-up. Check-up automatico. Qui possiamo selezionare il periodo del check-up automatico che abbiamo visto prima. Ecco, quindi attivo, quindi l'opzione è attiva, quindi la lavatrice eseguirà il check-up automatico periodicamente. Ecco, quindi possiamo scegliere se ad ogni ciclo, settimanale, mensile. Check-up qui è attivo. Notifiche e manutenzione. Qui possiamo Pulizia filtro. Interruttore attivo. selezionare quali notifiche ricevere sulla manutenzione. Quindi pulizia filtro, Pulizia calcare. pulizia calcare. Pulizia calcare. Interruttore attivo. Impostazioni talking candy. Intestazione. Impostazioni Talking Candy. Questo è praticamente un assistente vocale che si può usare all'interno dell'app e poi vedremo come. Per chiedere informazioni su come lavare indumenti, far partire automaticamente un programma, comunque vedremo come. Disabilità assistente vocale. Disabilità assistente vocale. Interruttore non attivo. Ecco qui, questa opzione può disabilitare l'assistente vocale. Lingua Talking Candy. Intestazione. Selezioniamo la lingua di Talking Candy, in questo caso Selezionato. Italiano. è selezionato l'italiano. Francese. Spagnolo. Version 3, 1, 2, 716. E qui abbiamo la versione dell'applicazione. Torniamo Lavatrice, indietro. pulsante indietro. Lavatrice, pulsante, cielo notturno. Programma selezionato. Programma selezionato. Pulsante, cielo, logo, altro. Questo pulsante serve per modificare il programma, non è etichettato. Quotidiano 39. Quotidiano Autorizzazione, esegui l'avvio, 39. finestra, luce maiale. Programma selezionato. Programma selezionato. Pulsante. Quotidiano 39. Proviamo ad entrare, vediamo che cosa possiamo selezionare. Ecco, entriamo qui, abbiamo aggiungi i preferiti per aggiungere il programma ai preferiti. Pulsante, chiudi, aereo, cielo azzurro. Questo
pulsante per chiudere. Pulsante, cielo azzurro, logo, altro, urlo, programma. Programma. Quotidiano 39. Qui possiamo... Pulsante, aeromob, temperatura. Modificare il programma, la temperatura. 40 gradi. Pulsante, centrifuga. I giri della centrifuga. 1000. Pulsante, cielo azzurro, logo, altro. Opzioni vapore. Opzioni vapore. No vapore. In questo caso c'è no vapore. Informazioni programma. Informazioni programma. Pulsante, cielo, logo, dose detergente suggerita. Dose di detergente suggerita, perché ci può anche suggerire la dose del detersivo. 2/4. Ecco. Durata. Durata. 00H, 39 minuti. Conferma, pulsante. Quindi il pulsante conferma. Conferma, pulsante. Possiamo modificare tutti questi parametri. Pulsante, cielo azzurro, pulsante, aereo, cielo azzurro. Aggiungi ai preferiti, pulsante, programma. Questo programma, possiamo modificarlo. Programma. Entriamo. Pulsante, chiudi. E abbiamo varie opzioni. Selezionato, programmi standard, pulsante, intestazione. Standard. Salute e igiene, pulsante, intestazione. Salute e igiene. Bambini, pulsante, intestazione. Bambini. Metteremo tantissime possibilità. Sport, pulsante, intestazione. Casa, pulsante, intestazione. Macchie, pulsante, intestazione. Delicati, pulsante, intestazione. Lavoro, pulsante, intestazione. Ecco. Risparmio tempo e energia, pulsante, intestazione. Quotidiano 39, capacità di carico, la perfetta combinazione di tempo e performance. Il programma consente di ottenere un bucato eccellente, a metà carico, in soli 39 minuti. Consigliato per bucato quotidiano ed indumenti mediamente sporchi, 2.5 kg. Ecco, qui ci dice, ci descrive il programma, quanto carico massimo bisogna, cioè quanto deve essere caricata la macchina al massimo. Weather Gods, adesso, misti colorati 59, capacità di carico, il programma offre la libertà di lavare tutti i tipi di tessuti e di colori non stringenti insieme, a pieno carico, con eccellenti risultati in soli 59 minuti. Con un lavaggio a temperatura media, si raccomanda tale programma per capi poco sporchi, 5.0 kg. Cotone perfetto 59, capacità di carico, questo programma garantisce ottimi risultati per i capi in cotone. L'opzione è stata progettata per ridurre il tempo di lavaggio, a media temperatura, dei capi in cotone abbastanza sporchi. Si consiglia il mezzo carico per ottenere i risultati migliori, 5.0 kg. Ecco, prima selezioniamo questo. Ecco. Aggiungi ai preferiti, pulsante. Ora vedete che... Pulsante. Qui il programma è cambiato, la selezione è cambiata. Pulsante, cielo, logo, altro, urlo, programma. Cotone perfetto 59. Cotone perfetto 59. Pulsante, aeromobile, cielo azzurro. Temperatura, 40 gradi. 40 gradi. Qui poi possiamo anche modificare la temperatura tranquillamente entrando qui, in temperatura. Temperatura. Clicca arrow up, pulsante, freccia rivolta verso l'alto. Arrow up aumenta la temperatura. 40, elemento di selezione, regolabile, 4 di 4. Possiamo regolare... come nella normale selezione, in alto e in basso. 40, 30, 20, 0, 0, 20, 30, 40. Temperatura. 40 gradi 5. Clicker arrow down, pulsante, freccia di arrow down, abbassa. Conferma, pulsante, conferma, pulsante. E poi conferma, per confermare 40, la scelta. 40, elemento di selezione, regola, clicker arrow, temperatura, pulsante indietro. Pulsante, pulsante, opzioni vapore, pulsante, 1000, centrifuga. Possiamo modificare allo stesso modo i giri della centrifuga. 1000. Pulsante. Opzioni vapore. Opzioni vapore. Opzioni vapore. No vapore. No vapore. Opzioni vapore. Picker arrow up. Pulsante. No vapore. Elemento di selezione. Regolabile. 1 di 2. Vediamo qui anche qui up e down. Picker arrow down. Pulsante. Freccia rivolta verso il basso. In alto e in basso le frecce, oppure possiamo usare il flick come... No vapore. Selezione, regolabile. Con un dito di scorrimento in alto e in basso. No vapore, vapore attivato. No vapore. Quindi vapore attivato o no vapore. Pulsante indietro. Pulsante. Pulsante, pulsante, c'è il programma, pulsante, temperatura, 40, centrifuga, 1000, pulsante, opzioni, no vapore, informazioni, programma. Informazioni, programma. Pulsante, c'è, no, informazioni, programma, pulsante. Le icone indicano la tipologia e la quantità di detergente suggerita per il ciclo di lavaggio a temperatura selezionati. Se
sono disponibili entrambe le tipologie. Puoi scegliere indistintamente una o l'altra. 3/4. Note, il suggerimento fa riferimento alla dose standard prevista dal produttore. Leggi le istruzioni sulla confezione. Puoi variare la dose a seconda del livello di sporco dei capi. Note, il suggerimento fa riferimento al pulsante. Ecco, qui ci dice appunto come, quali sono le dosi. Pulsante. Pulsante, pulsante, programma. Quanto pulsante, aeromobile, temperatura. 40, pulsante. Andiamo avanti. C'è mille pulsanti, opzioni, nuova pure. Informazioni, pulsante, dose detergente suggerita. 3/4. Durata. 00H, 59 minuti. Ecco la durata. Conferma, pulsante. E poi il pulsante conferma per confermare. La durata poi varia anche a seconda del carico della lavatrice, perché ha un sensore intelligente che regola la durata a seconda del carico. Aggiungi ai preferiti, aggiungi ai preferiti, pulsante, pulsante, chiudi, aereo, aggiungi ai pulsante. Chiudiamo. Pulsante, giù, logo, pulsante, chiudi, aereo, cielo azzurro. Pulsante, menu, cielo. Siamo tornati nel menu, nella schermata di gestione della lavatrice. Ciao, sono il tuo assistente, lava, talking can, ricerco il snap e wash, pulsa quotidiano 39. Quindi il programma è quotidiano 39 ancora, perché non l'ho modificato. Non ho fatto conferma, ma sono semplicemente tornato indietro. Snap e wash, pulsante. Ah, snap e wash, beh, questa funzione a noi non serve a molto. Comunque fotografando i vestiti o le lenzuola, insomma il bucato che dovete lavare, automaticamente l'applicazione è in grado di selezionare il programma più adatto per la pulizia. Ricerco elettrodomestico, pulsante, talking candy. Ecco, talking candy, questo è l'assistente vocale. Ciao, sono il tuo assistente al lavaggio, prova a dire via il programma. Shortcut icon, pulsante, cornice, campo di testo. Possiamo o scrivere normalmente o digita messaggio, Alice. Mic bianca, pulsante, microfono. Ecco, mic bianca, microfono, possiamo parlare toccando questo pulsante e parliamo all'assistente. Per esempio, possiamo chiedere: mic bianca, come faccio a togliere le macchie di cioccolato? Per rimuovere il cioccolato, puoi applicare sulla macchia una miscela di acqua e sapone in polvere. Lascia agire per circa mezz'ora e poi lava il capo in lavatrice. Ecco. Qui possiamo dire, ecco qua, poi praticamente non parla più. In questo caso voiceover, c'è un piccolo bug. Comunque basta, se succede così, basta togliere e mettere voiceover e attivarlo e disattivarlo, e tutto torna a funzionare. Ecco, comunque si può anche non utilizzare l'assistente vocale, perché è possibile controllare queste funzioni anche se avete Amazon Alexa. Possiamo anche chiedere all'assistente: bianca, pulsante, microfono. Voglio lavare le lenzuola. Mi spiace, ma non ho capito quale vestito o tessuto. Voglio lavare le lenzuola. Lenzuola, ti suggerisco di usare il programma lenzuola. Vuoi avviarlo? No. No. Ok, non eseguo il programma. Ecco. Quindi si può anche avviare direttamente con la voce. Mi spiace, ma non ho capito. Voglio lavare lenzuola. Ti suggerisco di usare il programma lenzuola. Ok, non è shortcut campo di test. Digita mic bianca. E questo è l'assistente vocale nell'app. C'è questo piccolo bug con voiceover, comunque. Se succede, basta toglierlo e metterlo e tutto torna normale. Ecco, questa è l'app
Candy Simplify. Molto interessante, è un aiuto specialmente per noi che abbiamo difficoltà a utilizzare questi elettrodomestici, le lavatrici, perché comunque le ultime sono quasi tutte con controlli touch, e così possiamo tranquillamente gestire tutte le funzioni senza problemi. Anche con la voce. Direi che possiamo concludere qui. Grazie come sempre a chi mi segue. Vi ricordo il gruppo Apple VoiceOver su Telegram. E vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti, a presto.